fianco di Mel Ferrer, Audrey Hepburn presenzia a Roma la prima della storia di una monaca, il film col quale ha saputo dimostrare che una vera attrice può permettersi il lusso anche in tempi di spogliarello di vestirsi da monaca, che vale più un'attrice falsa magra che 100 false attrici grasse, e che infine un'attrice non si valuta né dal peso né dal numero dei seni che le gonfiano il décolleté. Altrimenti come spiegare il fascino che si sprigiona da questo fragile mucchietto d'ossa, da questo diafano delizioso baccalà?